quando dico che amo il teatro e che sento l'importanza del teatro, lo dico anche da spettatrice, non lo dico solo da attrice che rivendica questo mezzo. È un tipo di magia, di situazione che per me è abbastanza unica. E tra di voi sono ormai non so quanti anni di 50. 50 di unione e di unione Io 50 artistica. di teatro e 50 di unione, E ecco. come si fa? Cioè, qual è il segreto? Perché Nessun segreto, la fortuna, il caso, oppure non la fortuna, non lo so, avviene, probabilmente si parla una lingua simile, probabilmente c'è un grande rispetto, una grande stima, nello stesso tempo tante cose. voi vi siete Abbiamo conosciuti un già figlio. all'Accademia, giusto? No, no. Quando vi siete conosciuti? In uno spettacolo che era di Osborne, scritto da Osborne, tratto dalla Fianta Satisfecha di Lope de Vega, che per titolo era Un debito pagato, e l'abbiamo fatto a Vicenza, E nel l'abbiamo Teatro pagato. Olimpico, e l'abbiamo Ma che pagato. meraviglia. Era il mio primo spettacolo 50 anni fa, dopo l'Accademia. No, avevo fatto già qualcosa Certo. all'Accademia. Poi. E come scegliete insieme anche i testi? Avete lavorato tanto su Pirandello, per Allora, questo lo abbiamo esempio. fatto quando avevamo una compagnia che è durata circa 25 anni, 22. E ogni anno si poneva il problema e il piacere di scegliere dei testi che indubbiamente io devo dire lasciavo sempre un po' la Briga. precedenza, Sì. insomma, a lui perché a me piaceva essere in uno spettacolo comunque che funzionasse, bello, però non ho mai avuto quelle ambizioni sfrenate. Ecco, questo forse può essere stato anche un segreto, perché se ognuno ha una smodata ambizione diventa difficile poi conciliare le cose. È andata avanti bene, poi siamo passati a delle stabili e poi anche a vita invece separata, vita Sì, teatrale certo, teatrale. separata, che mi pare anche giusto perché ognuno poi deve avere delle libertà Però di. insomma, tanti progetti insieme, tanto lavoro Beh, lavoro insieme. sicuramente tanto. Cioè, non riesco a capire come si fa, perché io dopo pochi mesi entro in crisi, diciamo, se sono a lavorare con qualcuno o a vivere con qualcuno. Metterle poi insieme le due cose mi sembra miracoloso, insomma. Insomma, devo dire, io anche l'altro anno abbiamo fatto uno spettacolo insieme, dove eravamo scritturati insieme, e quindi veniva dopo qualche anno che invece avevamo fatto ognuno per conto nostro, ho ritrovato un feeling che poi ci riconoscono anche il Certo. pubblico, perché il pubblico indubbiamente ama molto vederci insieme. Sì. Infatti l'abbiamo riscontrato in questo testo che era Odio Amleto, una Sì. commedia, e dove. Alessandro Benvenuti, Sì, con la cioè. regia di Benvenuti, dove io poi avevo un piccolo ruolo molto carino, molto. Lui invece aveva una parte più lunga, però quando quella scena che facevamo insieme Era quella più era applaudita. il clou della Era la più situazione, e lì applaudita, sì. sentivo veramente un amore da parte del pubblico per tutti e due, insomma, il Certo. che è bello E i anche. ruoli come si dividono, diciamo, nella coppia, cioè Nella vita. nella vita, sì. Io devo dire che sono stato egoista in questo senso, anche perché io vedevo il teatro, la possibilità di interpretare, mentre Paola era madre, amante, sorella. Figlia, e quindi aveva parecchi ruoli lei da recitare nella vita anche. E io invece ero più, non dico assente completamente, ma insomma mi interessava più il fatto del teatro. E prima parlavate del teatro, la magia del teatro e queste cose. Ma io credo che una delle ragioni per cui uno continua a fare teatro è l'approfondimento di certe cose. Cioè, in teatro ci sono le repliche e a volte Certo. il regista magari che ti chiama oppure tu l'hai chiamato così ha una sua visione. Dopo di questo ci sono 60 repliche da fare, se non 100, insomma, perché noi abbiamo fatto degli spettacoli anche durati 2 anni. E naturalmente ogni sera c'è una particolare ricerca, un qualche cosa in
impenetrabile, ma nello stesso tempo, diciamo, voluta esternare in questa cimossa bianca, dove magari l'autore non ha mai, non ha scritto nulla, ma però l'attore in quella serata di grazia, insomma, scrive quindi qualche cosa di sfumature. E questo, ripetere, e questa è una cosa, volte, sì, l'attore che sente la routine è finito, non è un attore. Certo. Lei ha fatto anche tanta televisione, tantissimo. Ero bambino col Segno del Comando, la baronessa di Carini. Ma io sono nel 68, ho fatto la Viare Ross nella commedia di Ratigan, facevo Lawrence d'Arabia. Sì. E Giuseppe Fina, che aveva fatto l'adattamento, rivedeva tutta la cosa, la vita di Lawrence d'Arabia, così attraverso una malattia che il protagonista aveva preso, diciamo, in Oriente, e praticamente era una commedia che durava 3 ore, e molta gente, è lì che era il 68, che è lì che ho avuto, diciamo, la possibilità di esternare il lancio, e poi naturalmente perché i rapporti massimi degli anni 70, certo, sì, sì, ma i rapporti, diciamo, con questi personaggi qua che io ho avuto la fortuna di fare erano talmente sentiti, per cui apparivi bello, per cui apparivi interessante, per cui apparivi perché il sentimento è un bello. Sì, ma è vero questo, la bellezza viene anche da, per esempio, quella televisiva che ha avuto particolare, a parte gli occhi che erano molto belli, per cui, ma erano occhi però vivi, intelligenti, cioè che in quel momento facevano, interpretavano, sì, certo. Anche, quindi questo anche il pubblico lo poteva fare. Anche il pubblico si è anche identificato, ha dato un po' un'impronta agli anni 70, perché era abituato al teatro ed era abituato a degli approfondimenti che magari ci sono anche adesso, intendiamoci, ma forse erano più profondi, diciamo. Io comunque non ho mai trascurato il cinema, ne ho fatto poco, però mi ha sempre affascinato il cinema, come mi ha affascinato l'autore cinematografico. Infatti ero patito di Fellini, di Visconti, i nomi erano questi. E io adesso, quest'anno, adesso a gennaio, faccio un testo di Ingmar Bergman, che lo stesso Ingmar Bergman ha scritto per se stesso, raccontando la propria esistenza attraverso un sogno anche ad occhi aperti. Come si chiama il testo? Si chiama Dopo la prova. Ah, certo, after repetizione. È un testo che però, naturalmente, essendo molto intellettuale, c'è anche un rapporto veramente d'amore e di sofferenza nei confronti di un amante che poi ha avuto insieme al suo amico, e della figlia, che c'è anche la possibilità che possa essere figlia dello stesso Bergman. Insomma, è un intreccio, e quando uno tira fuori questi sentimenti, che sono modernissimi, sono molto moderni, credo che abbia più presa nel pubblico, perché è abituato ormai a dei percorsi piuttosto coraggiosi. Quindi a teatro, diciamo, in forma di monologo o in forma... No, con Manuela Kusterman, che è anche la produttrice, e Arianna Di Stefano, che sono 3 personaggi. Okay. Io solo, certo, che sono Bergman, non è poco, un bel peso, è un bel peso da portare sulle spalle, e appunto Manuela, l'amante, certo, l'amante, la quale arriva sempre, che tutte e due, e anche la figlia, e anche la figlia di questa, per cui però cercano in Bergman la possibilità di avere la figlia delle esperienze che ha avuto la madre con Bergman, e la madre, naturalmente, appena arriva dice: facciamo l'amore, mi fai fare l'amore, dice: non ne ho voglia. No, è una cosa, e però naturalmente è morta la madre, è morta, sì. C'era un film dell'84, Dopo la prova, diretto da Bergman, sì. Da Bergman, sì, uno, infatti, degli ultimi per il cinema, era in sì, formato sì, strano, è vero, sì.
devo dire che lui voleva fare teatro in un modo, però gli proibirono di rifare tutto il proprio testo che lui aveva scritto perché la televisione gli proponeva dei tagli, cosa che poi lui ha accettato. Però io in base a questi tagli fatti dallo stesso Bergman ho preso delle strade un pochino diverse, ecco, un po' La diverse. regia di chi è? La La regia? regia è di Daniele Daniele Salvo. Salvo, che è un giovane con il quale io ho lavorato tanto ultimamente al Globe Theater, ho fatto La Tempesta di Shakespeare, la parte di Prospero, che è una cosa bellissima, Un altro ruolo non da poco, sì. ne servo ancora veramente un ricordo meraviglioso, spero anche di riprenderlo perché è uno spettacolo bellissimo, una regia veramente straordinaria e poi un personaggio del genere dove accetta la farsa, la commedia, il dramma e la tragedia, insomma, è tutto un insieme dell'essere umano che esterna certi sentimenti, sempre, sempre in base a una linea anche piena di ostacoli. Lei cosa farà? Allora, io riprendo un testo che era stato scritto per alcune attrici con cui appunto faccio questo testo, che si chiama Tutte a casa e che è sulla Prima Guerra Mondiale, quando tutti sono andati alla guerra e sono rimaste le donne e hanno dovuto prendere in mano la situazione, diciamo. E il mio personaggio è la moglie del capo di una fabbrica di autocarri, che invece era del tutto al di fuori, andava alle partite di bridge, cose, che deve diventare lei il capo di questa fabbrica insieme alla popolana che è la rivoluzionaria, eccetera. E quindi c'è l'evoluzione, è un primo sintomo di femminismo che poi si viene troncato dal fascismo e poi riprenderà dopo, però molto carina perché è una commedia, quindi si ride anche, ma con garbo. Però invece tratta dei temi molto, molto significativi. L'abbiamo fatta l'altro anno per parecchio, quest'anno rifacciamo alcune repliche. Poi subito dopo attacco le prove di un testo che è stato fatto per il cinema, Otto donne, un mistero, dove io faccio la nonna, perché sono Era la più Catherine anziana. Deneuve chi No, era? Catherine Deneuve è mia figlia, diciamo, è la galiena che farà la parte, e poi insomma siamo 8 donne. Io sono passata da 3 a 5, adesso 8. Però venivo da un'esperienza, tra l'altro quest'anno lo rifanno ma con gli uomini, che era la tragedia del Vendicatore con la regia di Ronconi, fatta negli anni nel 69-70, ed eravamo 40 almeno, 40 donne, quindi ho esperienza Nelle in otto donne un materia. mistero, chi c'è oltre lei? Anna Gallienna, la Caprioglio, la Murino, io e poi altre che non so, va a fare tutte e 8. E hanno Claudia Campagnola che è con me anche nell'altro testo, poi una ragazza molto giovane e due attrici che non so ancora. Teatro è anche però un'impresa da scavalcamontagne, cioè Sì, spesso. bisogna Bello, bello. girare, è bello ancora, cioè. Bello, bello. No, a volte è terribile, però la maggior parte delle volte. E poi devo dire che se fai una cosa che ti piace, se sei in sintonia con che è, e hai anche un pochino di potere, nel senso che ti cerchi di salvaguardarti un po' dai disagi, Ma vi anche in quello, ricordate per dei, non so, degli alberghi sì, sperduti in no, cima? sperduti ora purtroppo sono quelli belli, nel senso che li mettono alle periferie delle città, io mi arrabbio, io preferisco andare nelle catapecchie Sì, in però in centro centro, piuttosto. certo. Ecco, quello sì. No, ma questo non mi. Ah, poi adesso oramai le tournée sono ridotte al minimo, si fanno solo. Sì, oramai hanno un po' fatto un cataclisma perché le compagnie durano pochissimo, durano un mese, 2 mesi. Per me è da Ma quindi non ridere, è un erano otto viaggione come, mesi, sì, erano 8 mesi pensavo, che ho si dovevano capito. fare. Adesso No, è questo quello. è una cosa No, è una mo piaga molto delicata per i perché giovani. ormai le regioni, i comuni, le province non danno più una lira, insomma, per il teatro. E quindi una volta quando si facevano delle settimane, insomma, per esempio Pistoia delle settimane, adesso si fanno 3 giorni, a volte anche due. E questo è un po' un discorso in generale, anche
diciamo, la Pergola a Firenze, io ho fatto tante volte la Pergola a Firenze, anzi spero anche di ritornarci con Bergman, e si facevano 10-15 giorni, insomma, due settimane, certo. Sì, a, e ora, e adesso, una, adesso settimana. Una settimana, e a volte anche scarsa, perché certo. La poi prima i produttori è oramai, soprattutto nel teatro privato, ma anche in parte anche in alcuni stabili, non i più grossi, non si prendono più la responsabilità di una tournée, di una cosa, per cui ti scritturano a recita, è come andare a fare dei recital sì, ogni volta. E quindi si permettono tutto, perché puoi andare lì, puoi star fermo, poi vai, perché tanto quando stai fermo non ti pagano. Diventata più dura la vita. In quel senso, allora, per noi è andata bene, nel senso che, almeno per me, essendo più anziana, essendo un po' stanca, volendo tornare a casa più spesso, non mi lamento di questo fatto, torno a casa, trovo casa, eccetera. Ma per un giovane, io dico sempre, lavoro con tante ragazze, dico, avete abolito tutto quello che avevamo costruito, perché con scioperi, con lotte, avevamo costruito, cioè, i riposi, le cose, e accettate tutto, è chiaro che questi vi mangiano. Se non c'è il giovane che si ribella a tutto ciò, non è l'anziano, che ripeto, l'anziano poi che duri 2 mesi, magari ne fai 2 di spettacoli, ti devi giostrare almeno per cercare di poter fare almeno, non so, 2 spettacoli se vuoi lavorare tanto. E la memoria, come ci si lavora? Perché cioè, io la perdo ora, no? Mi chiedo, lavorare proprio un lavoro che vuole la memoria sempre, non fa paura? Allora, c'è chi ha una memoria molto, da sempre, chi ha una forte memoria, lei sono di quelle, mio padre era una grande memoria. Ma se lo siamo tutti in famiglia, evidentemente c'è un gene che ci aiuta. È vero che poi man mano si può perdere, io ho visto mio padre anche cominciare a perderla la memoria, o avere paura di perderla, paura, che sì. È la cosa peggiore che ti può capire. Poi c'è, posso dirlo, delle persone che da sempre hanno avuto dei problemi di memoria, perché io spesso soffrivo in scena perché magari dovevo soffrire. Ma perché io prendo tante vie, sì. Ne prendo una sola, ne prendo tante, poi faccio dei calcoli, per cui poi naturalmente lego il movimento al rapporto. Ma quello lo facciamo tutti. Allora quello sì, quello sì. Lo facciamo tutti, però io dico comunque, che sulla base... C'è quello che ce n'ha tanta e quello che ce n'ha meno, certo. Però tutte e due rischiamo poi di perderla un pochettino, eccetera. Ma la memoria, come ha anticipato lui, non è quella che voi immaginate, adesso imparo a memoria il copione, eccetera. È una memoria che nasce da uno studio sulla parte, da dei movimenti, da delle psicologie che ti portano fatalmente, non dico a essere quel personaggio, anche se cerchiamo di farlo al meglio, ma diventa logica quella memoria, diventa che tu magari puoi sbagliare una parola, però quel concetto lo hai tuo, sembra che sia nato da te, capito? E poi ci sono i mezzi per aiutarti, i suggeritori. Comunque, le cose. Ritornando ai debutti e a queste cose di cui Paola ha parlato molto bene, io vorrei dire una cosa che si racconta, diciamo, ai giovani, dove Renzo Ricci in una tournée, appunto, che recitava in un posto, in un paese, col teatro freddo, pioveva, così, e un attore giovane, perché una volta gli attori giovani stavano in quinta per imparare dai più anziani, gli ha detto, dice, maestro, dice, ma stasera c'era poca gente, freddo, il teatro freddo, e lei ha fatto una recita meravigliosa, ma com'è questa forza? E lui dice, sì, c'era poca gente, ma c'erano gli dèi. Credevo tu dicessi l'altro, che diceva la moglie, Eva Magni, la seconda moglie, mia nonna è stata la prima moglie, poi Eva Magni, deliziosa attrice, dice, dove siamo Renzino domani? In un altro posto a mangiare una coscia di pollo da qualche parte. Una letta di pollo da qualche parte. Quindi la filosofia non manca. E si fa messa anche per un solo fedele. Ma si deve.
In genere la legge dice che devono essere quanti più di noi? Il numero legale. Sì, noi dobbiamo, sì, cioè, se c'è meno almeno un gente po' di più giù in platea che su, sopra, allora forse lo può fare. Però cioè. Giovan Pietro, Renzo Giovan Pietro, non so se penso che l'avrete sentito almeno nominare, che era un attore, che era un attore delizioso con cui noi abbiamo recitato parecchie volte. Una sera lui aveva la passione per i latini, per le cose molto dotte, molto, e quindi non è che avesse grande, e recitava al Centrale, mi pare a Roma, al Teatro Centrale, un teatrino. Una sera raccontava, dice, io avevo chiuso, stavo chiudendo la sala cinese perché non c'era nessuno, ha visto arrivare mio padre con tre amici, due amici. Lo faccio per te, ha rialzato la sala cinesca, ha fatto lo spettacolo. A proposito di suo padre, ma cosa diceva papà quando vedeva insomma la passione, la voglia? Lui te la trasmetteva, nel senso ti costringeva anche ad averla. Lui avrebbe buttato sul palcoscenico chiunque e diceva che era il più bel mestiere del mondo, che e si meravigliava che lo pagassero perché si divertiva lui per primo e quindi era. E poi, infatti, anche con i figli, ma Alessandro ha rischiato bruttissimo perché è stato buttato sul palcoscenico, non lo voleva nemmeno fare. Ma lui sentiva. Vedi quella cosa di Pasolini, cos'era? Una. Sì, e prima di quello anche qualcos'altro aveva fatto. Ma lui voleva fare il grafico, non gli fregava niente. Cioè, lui, ma lo stesso figlio di Salce, Emanuele, l'ha buttato. Sì. Io l'ho scelto perché io mi definisco una sessantottina del teatro perché sono nata alla professione nel 68 e quindi alla mia epoca non guai a identificarsi col genitore famoso, per cui addirittura volevo cambiare nome, non ho mai voluto recitare con mio padre e lui ci stava malissimo, infatti due volte ho accettato per farlo contento, e due volte sono incappata in due spettacoli pazzeschi di quelli matti che lui faceva, per cui lui voleva sì, me. C'era questa rivolta contro i padri e avere un padre all'epoca, così immenso era un oggi problema. C'è la mimesi critica e dice abbiamo visto carina, però non ha quello del papà, quello del nonno, quello della zia, quello. Ecco, questo lo trovo certo. Poco costruttivo da parte di un io critico. Io mi ricordo, ho nuotato con suo padre a Castiglioncello. Come no. Avevo anch'io 20 anni, mi dissero, guardaci il Gasman a Castiglioncello. Vabbè, provo a andare. Il sorpasso è stato girato a Castiglioncello. Lo so. Perché c'eravamo noi lì a. Eravate lì in vacanza, sì. C'era Suso Cecchi d'Amico, poi c'era. In mezzo a quei ragazzi. Sì. Eh sì, lui disse a Risi andiamo a Castiglioncello a fare questa cosa, perché ci sono i miei, perché da quando io sono nata loro andavano a Castiglioncello e quindi io. E quindi ci siamo tutti certo. In quella scena del ping pong, eccetera, sì. Tutti parenti, sì. Amici. Perché lei quando è nata, glielo posso chiedere? Nel 45. Quindi era il 62, allora. Il sorpasso era del 60, avevo 15 anni. È stato girato, poi uscito è uscito un po' dopo, 61, sì. Non so. Forse due addirittura, vabbè. Boh, e quindi eravate proprio ragazzine da ping pong, insomma. Eravamo quelli, cioè, quelli. Quel personaggio della figlia, sì. Non ero io perché non ero così, eccetera, però il rapporto paterno era suo, cioè, nella sceneggiatura, perché poi con Dino erano due fratelli, quindi... Certo. Era, perché papà è diventato padre veramente con Alessandro quando è stato più grande, con me, mia sorella, con me aveva 23 anni, con Vittoria c'era l'oceano di mezzo e ne aveva 30, preso dalla carriera, eccetera. Quindi noi siamo diventati amicissimi dopo, quando io sono stata grande e siamo diventati colleghi. E lui in quel film, quel rapporto di scanzonato, di cose, eccetera, ha rivissuto quello determinate che aveva con cose. Lei, sì, sì. Me lo ricordo perché certo. Lo diceva, che insomma, infatti a me, Risi, non mi voleva inquadrare mai nel film, perché diceva che somigliavo troppo a papà e mi riconoscevano in quella cosa, e invece doveva essere, certo. Perché c'era sennò una mescolanza di... Chi frequentavate a Castiglioncello? C'era Suso Cecchi d'Amico, Suso, c'era Mastroianni, Bicevalori, Panelli, la Bonfigli, tutti Lello quanti, Bersani, Masolino, io ero molto amica di Masolino d'Amico, certo. di Silvia, di Caterina, Caterina è più piccola di me,
Anche E Mastroianni aveva poi la casa lì sulla... Mastroianni, però lui non veniva mai, veniva Ok. Flora. Flora e Era Barbara, bello. sì. Flora e Barbara, poi... E poi c'erano le famiglie borghesi di Firenze, Pontello. Io e noi eravamo vicini all'ombrellone di Pontello. Miuta. Sì. C'era la moglie di Albertazzi, nata in Certo. culla, vicino a noi. E poi tanti, tanti. Venivano degli attori anche, però... No, era Lello molto carino. Bersani, il giornalista Sì, come della Rai, no. poi... Però quella, ecco, quella è la zona degli intellettuali, Sì. diciamo, era la spiaggia in fondo. Io ero in quella della borghesia, Ah. perché mia zia era la classica, molto simpatica, molto divertente, la sorella di mio padre. In realtà a Castiglioncello li aveva portati mia madre, perché con Flora, Mastroianni erano andate un anno. E poi mia zia invece aveva continuato. Mi ripete chi erano gli attori, diciamo, della dinastia Bar? Familiare? Sì. Allora, Zacconi, in realtà Zacconi era il mio bisnonno, bisnonnastro, non so come Ok. definirlo. Era fine 800, cos'era il Lui mezzo era Zacco? dell'800, Sì. 860, mi pare, non mi ricordo quando. La mia bisnonna, la Ines Cristina, che tutta la famiglia Cristina, Olinto Cristina, eccetera, erano attori a loro volta, aveva avuto un marito che si chiamava Bagni, che faceva anche lui qualcosa nel teatro. E poi, da qui era nata mia nonna. Poi un grande amore con Zacconi da sempre, tanto da far dire che mia nonna era figlia di Zacconi, perché gli assomigliava da morire. Di questo Bagni non si è saputo più niente. E quindi per mia nonna questo Zacconi è rimasto il suo padre, Paparone lo chiamava, eccetera. Quindi mia madre è stato un nonno, io, per me lui annuncia la mia nascita da bisnonno e quindi lo Ok. consideriamo. Però a dire il vero, questa è. Quindi c'era Zacconi, la moglie, l'attrice, Ines Cristina, che hanno avuto Margherita, quattro figli, Margherita Bagni, Ernest, Zacconi, Luciano e Peppino. E poi c'era Renzo Ricci che ha sposato la Bagni come prima, e da qui è nata mia madre. Ok. Ah, quindi Renzo Ricci era il nonno? Mio nonno, padre di mia Lei madre. come si è sentito entrare in questa famiglia? Era un po' il giovane che veniva da Bene, fuori, diciamo. molto Ma molto intanto bene. toscano, il che era una... Poi No, va scusa, mia bene. madre si Segno di reputava nobiltà, ecco. fiorentina, anzi del Granducato di Toscana, lei Certo. diceva. Sono entrato, diciamo, nella famiglia per Lawrence d'Arabia, la commedia di Ratzinger, Non per con cui... me, un po' prima è rientrato con me. Sì, però lì quando mi sono state aperte tutte le Ah, porte sì. è stato proprio con questa interpretazione che era particolare, insomma. Ecco. Però ritornando a Vittorio, una cosa, noi facevamo Liolà di Pirandello e a un certo punto eravamo dove nel A paese, Zagarolo, a vicino Zagarolo Roma. d'estate, così. Allora lui che... Anzi, lei con lui avevano la villa sua a Velletri. Allora Zagarolo Velletri era vicino, quindi ha portato Jacopo Che a era vedere lo piccolo. spettacolo. E a un certo punto, quando entrano tutti i bambini di Liolà, che sono 6, 7, così ce n'era solamente uno o due, così. Allora dico, ma dicevano, e Vittorio dice: no, no, lo faccio io, prende Jacopo e Liolà dice. E lo fai Vai così. crescere. Jacopo era un bambino Due anni, molto più, vero? 2 anni, ma neanche così. A un certo punto c'era una coltellata che dava Tuzza, che dicevano solo un graffio, e lo ha sconvolto questo bambino. Allora, con le lacrime agli occhi, ha detto: papà! Facendo così. Allora io ho fatto cenno alla persona che lo teneva in braccio di uscire di scena così. Alla fine, gli applausi così, così, e lui era ancora turbato, questo bambino, e Vittorio ha detto: no, no, guarda, Sei stato sei bravissimo. stato bravissimo perché la battuta era giusta. Hai detto papà. Non ha detto mamma, Va ha bene. detto papà. La battuta Che l'hai poteva detta essere benissimo. solamente aver fatto morire scena se necessario, insomma. Sì, ma tutti in scena. Ma infatti Jacopo i primi anni io, a me dava anche un po' fastidio e lo facevano entrare sempre in scena da tutte le parti. Ma era severo, papà, No. no?
Io non avevo mai paura quando veniva lui a vedere, avevo paura da morire di mia madre. Mia madre era un giudice severissimo, è stata una grande donna di teatro, più che una grande attrice, anche se era una brava attrice. Ma tutti, da Peppino Patroni Griffi, La Capria, Visconti, tutti quanti Certo. temevano il suo giudizio. Il primo libro di quel chi scriveva il primo libro glielo sottoponeva, il film. E non aveva paura lei a andare in scena chiamandosi Gassman, cioè. No, quello, il pubblico non mi ha mai fatto. Ho avuto la fortuna anche di fare molto, quasi subito all'inizio della carriera, un'esperienza pazzesca che era l'Orlando Furioso di Certo. Ronconi. E come diceva Mariangela Melato, noi siamo quelli dell'Orlando. Una volta che abbiamo fatto quello spettacolo che si svolgeva in mezzo al pubblico, che parlavamo guardandoli negli occhi, che li spaventavamo, ma chi aveva più paura del pubblico? Il pubblico è così ben disposto, così di noi, dei critici, cioè della gente dello spettacolo, puoi aver paura, ma del pubblico mai. Per cui, ecco. A seconda se c'era la presenza di qualcuno che ti incute, con cui vuoi fare particolarmente bella figura, allora puoi avere una certa ansia, ma per Quindi il pubblico no. gli Lo addetti ai vorrei un lavori. po' più agguerrito a volte il pubblico, è un po' Ma ecco, com'è passivo, cambiato il pubblico è negli diventato anni? sempre più passivo. E questo un pochino, perché il pubblico ha un ruolo, come dicevo all'inizio, molto importante. Questa magia non si crea se non senti dall'altra parte. Devo dire, noi siamo stati, io dico fortunati, ma anche ce lo siamo forse meritato. Insomma, c'è sempre stata una certa attenzione nei nostri confronti, quindi sentiamo una partecipazione. Però a volte invece magari vado a vedere delle cose. E a volte viene anche tartassato il pubblico, perché il difetto del teatro italiano, secondo me, è che passa dalla farsa, ma magari la farsa, proprio la Certo. bassa levatura, all'intellettualismo più. Sì. Gli manca sempre di più una La faccia sana mediana, come al prosa. cinema adesso, come al Ecco, cinema. e quindi questo fa sì che, insomma, deve ridere per basse cose, deve. Insomma, è un po' Ce l'avete un sogno che non avete ancora realizzato io ne avrei per artisticamente? un'altra vita, non più che sogni, desideri Sì. di poter fare, ho fatto veramente un minimo di quello che si può Che fare. potrebbe fare? Ma no, non ho un titolo di per sé. Adesso devo dire che sono contenta quando ho per le mani una commedia carina, scritta di adesso, moderna, perché per tanti anni abbiamo fatto il teatro classico dai Pirandello, che sono Certo. stati bellissimi, a tutti quelli in costume, eccetera. Ora forse io passo, ecco, come il pubblico, da queste commedie che purtroppo oggi sono carine, però forse non arrivano a quelle levature a cui uno aspirerebbe, a invece quello che è una cosa che a me piace molto, ma che si fa pochissimo, che è la tragedia classica. Che ho avuto occasione di fare, ecco, a Siracusa o a Tindari o in questi posti. Un anno ho fatto una tournée di tutti i teatri di pietra, diciamo, e mi piace molto. Lì quando lo faccio mi piace proprio. Ho fatto Shakespeare 2 o 3 volte, poco rispetto a quello che c'è, quindi ecco un'altra cosa, Quindi classici. i veri classici, quelli che. E poi se no, una bella commedia scritta oggi, ma bella, della levatura degli autori importanti oggi. Certo. Siamo un po' sulla sceneggiatura. Lei Io ho cosa? fatto Certo. un testo moderno che è diventato un classico, che è Anatan d'Angoudou, e quindi questo, ho avuto anche il premio come miglior attore protagonista ai premi olimpici. E devo dire che questi testi sono talmente pregni di tanti significati, per cui c'è la Shoah, per cui c'è la tenerezza, c'è la rabbia, c'è la sofferenza, c'è tutto quello che una coppia di uomini si sobbarca per arrivare, aspettando chissà questa luce che entrerà. E quindi questo credo che sia anche un fatto moderno, molto moderno oggi come oggi, per cui uno
si rintana anche, diciamo, su se stesso, aspettando una luce, aspettando qualche cosa e vomitando tutto quello che può avere dentro. E naturalmente esternando la violenza, amore in tutti i sensi, mangiare quello che gli procura le carote, quando non gli dà più una carota, gli dà una radice e dice no, e si litigano perché questo non ha avuto abbastanza pazienza per trovare A la carota. proposito delle carote, mi incuriosiva, nella vita normale, diciamo, come vi dividete i compiti? Lui è il cuoco e io lo sguattero. Ecco, fantastico. Quindi lei cucina? Sì, Cioè, in l'avrei tutti i pensato, però. Sì. sensi.